Ciao amici di Italia Dog Games, io per Continuity oggi pomeriggio vi ho mostrato le tre sconfitte consecutive che ho subito. Quarta sconfitta consecutiva in assoluto. La prima era assolutamente giusta, le altre tre vedete voi se vi va, ditemi voi cosa ne pensate. Comunque, io ci voglio ancora provare ad arrivare in divisione 1, vediamo. Oggi partiamo da qui, un mare dei giocatori con freccia in alto. E allora mettiamo Bellingham trequartista. E partiamo così. L'avversario, che modulo. È divisione 2, anche lui, quindi occhio un po' più basso di me, ma sempre divisione 2. Ragazzi, il tempo stringe e dobbiamo provarci. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Spacecrafting. Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti. Vuole tirare! La toglie dalla porta! Che grande parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. L'altezza dei giocatori sarà un vantaggio a cui affidarsi. Ha spazio sulla fascia. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. È una buona occasione per trovare spazio. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla a Scholes. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. E dai, oh, niente. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La mette in avanti. E questo non era un Lungo. filtrante, niente. Mohamed Salah. Neymar. Mohamed Salah ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Se ne va. Prova la conclusione. Eh E c'è gol sì. dell'Italia. Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Questo Fabio è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? E la partita inizia alla grande, subito gol. No. Neymar. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Ferran Torres. Rice. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Riesce ad allontanare. Bella palla, devi approfittarne. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Gran prova di forza, palla recuperata. Riceve la palla. Il pallone per Neymar. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Supera il diretto avversario. Kubo. Prova a calciare. Il pallone esce di un'inezia. Un'inezia non mi sembra, però. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Errore qui, pallone sprecato. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Può cercare il taglio in mezzo. Effettua un passaggio lungo. Bell'anticipo, ora possono ripartire.
Ferran Torres. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Interviene di stretto e recupera palla. Ha laggato un po'. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Prova a prolungare. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Neymar, Salah! Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Provano a partire in velocità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. No, dai, però. Sufficientemente preciso nel passaggio. Il Manchester United dal calcio di punizione. Può provare. Va su rimbalzo. Secondo corner del match, soltanto uno dall'altra parte. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Una bella giocata nello spazio, al momento giusto. Cavacca. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Fa male i calcoli, il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Ecco Ferran Torres. Da lì può segnare. There will be 1 minute added time. È ben posizionato e spazza via la palla. Quante occasioni palla sprecate, mannaggia a me. Ribaltare rapidamente l'azione. Prova a darla profonda nello spazio. Calcio di punizione per l'Italia. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Non sono in molti ad avere il mix di forza e precisione per provarci da lì. Vedremo come se la caverà. Possibilità di tiro. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Bravi ragazzi, intenso. Bravi. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 e siamo nell'intervallo. Si ricomincia. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Billingham. Neymar. Passa il pallone, però male. Sceglie di andare per vie verticali. Alexander Arnold. E sarà rimessa con le mani. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Neymar cerca il passaggio ma non trova la precisione. Prova a verticalizzare. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vinicius Junior. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Tchouaméni. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Prova a superare la difesa con un filtrante.
Substitution on the field. Number 21. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Number 13. Coming on the field. Number 20. Ma si può? Cerca la profondità, ma niente da fare. Va alla ricerca di un compagno davanti. Van Basten. Conclusione che va fuori, neanche di poco. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. The attendance for this match was 71,000. Vinicius Junior. E passa. Un recupero provvidenziale. Via. Lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Cercano un'azione veloce. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Graef. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Errore qui, pallone sprecato. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. A questo punto Rice è l'autore del fallo. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Scholes ci prova con un pallone profondo. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Ha preferito andare sul sicuro. Neymar trova il compagno in buona posizione. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Pallone interessante, in verticale. Prova la giocata di misura. Qui cercherà il tiro. Mamma mia. Sfera, guadagnandosi un attimo di respiro. La palla è già tornata in loro possesso. Okay. Splendida reazione del portiere. E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Una che parata fortuna. Determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Prova a indeccare lo scatto sul fondo. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Vede lo scatto e cerca la profondità. Allunga il piede verso il pallone. Opportunità di ripartire. Ci mette il piede, conquista la sfera. Neymar. Niente da fare, palla davvero irraggiungibile. Cerca l'uomo là davanti. Palmer. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Palmer. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. La vittoria è nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Prova a darla profonda, nello spazio. Van Basten si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Sceglie di andare per vie verticali. Two added minutes has been indicated. Graef cerca il movimento dei suoi in profondità. Il pallone per Neymar. Stanno temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Cerca, non si passa. Vabbè. Palla che esce di poco e arriva il triplo. Forse un pareggio sarebbe stato più giusto, onestamente. Mi compensa un po' delle tre sconfitte ultime. Ok, dai, 28 punti li abbiamo ripresi. Andiamo.
te ne intendi di ippica. Ok, 13.008. Siamo lì, Sampdoria. No, io però di ippica me ne intendo poco, onestamente. Ok, bianchi noi, blu cerchiati loro. Facciamo così. Sì, va bene così. Anchimi. No, anchimi no. Nel secondo tempo, se ce n'è proprio bisogno. Avversario. 4-2-3-1. Io vedo un 4-1-4-1. Comunque, Pirlo, Del Piero, Gullit, Sander Arnold, CLD. Sarà tosta sta partita. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi no, sono i pantaloncini bianchi della Sampdoria, no. Regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Sampdoria e Italia. Si sbarazza immediatamente. Ecco il tiro! Bravi ragazzi, bravi, bravi. Posso al tiro l'ha deviato. Ha reagito distinto con rapidità ed efficacia. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. E passa. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi? No. Alexander Arnold, un esterno difensivo moderno che dà un enorme contributo anche alla fase. Qui deve tirare e c'è colpo la Sampdoria. Si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. L'Italia si trova già in svantaggio, un pessimo inizio. Sì. Sceglie di andare per vie verticali. Si impone nell'uno. Cerca il tiro. Ecco un'occasione di contropiede. Alexander Arnold. Prova a superare la difesa con un filtrante. Se ne va. Alexander Arnold la mette in mezzo. Spazza il più lontano possibile. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Pirlo. Passaggio profondo per Gullit. Gullit. Parata strepitosa di Sommer. Ottima la parata del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Hanno molti giocatori con la stazza giusta per impattare di testa. Può concludere. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio.
Danilo. Rice. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. No, perché? Prova a verticalizzare. Gullit sul pallone. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Li salta come Birilli. Fa sfoggio della sua tecnica. Pirlo. La difesa vince questo round. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Ma ha voluto fare tutto da solo? C'erano altre possibilità però. Ad esempio non ha guardato bene alla sua destra. Lì c'era un compagno smarcato. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Messi, una bella giocata nello spazio. Qui può partire il contropiede. Gullit. Alexander Arnold. Non si tira indietro e conquista il pallone. Sembrano aver eretto un muro in difesa. C'è l'opportunità per il contropiede. Ha spazio per provare il tiro. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Danilo. Gullit. La dà indietro per evitare grane. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Supera il diretto avversario. Prova a creare pericolo. No, non è possibile ragazzi, però niente, bisogna solo spazzare, solo spazzare, solo spazzare. Buona occasione. Non riesce proprio a divincolarsi dalla morsa degli avversari oggi. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. La riprendono immediatamente e sbaglia completamente il suggerimento. Ora Del Piero. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Ci sarà un minuto di recupero. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Intercetta il pallone, ben fatto. Arbitro che fischia la fine della prima frazione. Durissima. Di gioco. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco, una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora in bilico. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile fumare solo nelle aree appositamente predisposte all'interno dello stadio. Attenzione, una sostituzione. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio. Mbappé! La calcia con forza ed evita azzardi. Riceve un pallone interessante. C'è il la palla va sul palo. Non ci credo. Occhio. E il portiere dice di no. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Pirlo. Sbattono ancora contro la difesa. Del Piero sul pallone. Alexander Arnold. Palla tagliata bassa. L'allenatore cerca di mischiare un po' le carte con una sostituzione durante la pausa.
È comunque un buon momento per una sostituzione. Ricordiamo che per le nuove regole l'intervallo non conta come una delle finestre in cui è possibile fare cambi. Pirlo. Rodri. Nello spazio per Del Piero. E trova il compagno. Gullit. No! Mamma mia, però. Che sfortuna. Può succedere, però un regalo così non andrebbe fatto. Azione fallosa, nessun dubbio. Sì, pure grande io, di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. Questa non è ormai una sorpresa. Molti allenatori di oggi stanno chiedendo ai giocatori più avanzati di dare una mano anche in fase di copertura. Se ne va. Tenta la conclusione. Ecco la rete. E con un vantaggio di 3 punti la partita è quasi chiusa. Quasi. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Si riparte dal 3-0. Un dominio piuttosto netto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Non si fa superare e contiene il pericolo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Danilo. Del Piero sul pallone. Pirlo può cercare il taglio in mezzo. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. La mette in avanti. Prova a giocarla in profondità. Neymar. Mbappé interviene distinto e recupera palla. Provano a partire in velocità. Ora Gullit. La gioca sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. Rice. È una buona occasione per trovare spazio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Tocco preciso. Usa le sue doti tecniche. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova a indeccare lo scatto sul fondo. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. Hanno ottenuto un fallo laterale. Danilo è stato protagonista di uno scatto imperioso. Danilo e passa. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Niente di fatto, azione interrotta. Occhio, può andare. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ci prova con un pallone profondo. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento prova giusto. Cross. Occasione per il contropiede. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Pallone interessante, in verticale. Pirlo. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Scholes. Maradona. Un minuto di recupero. Ecco Scholes sulla fascia in profondità. Finisce così, non c'è più tempo. Certo l'allenatore non può essere soddisfatto di questo. No, che non sono soddisfatto. La sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati. No, che non sono soddisfatto. Grande avversario, assolutamente. Vediamo un po' un attimo tutte queste sconfitte, perché mica le ho viste. Allora,
partiamo da qua, squartatore. Divisione 2, appunto. Divisione 2, appunto. NDV. Divisione 1. Già qui, un attimo. Sì, questa che ho vinto. Divisione 2. E lui mi sale più su. Infatti. Dai ragazzi, non mollo, non mollo. Valutazione 1006, 200 punti, 200 punti. Andiamo. Tre tacchette così, tanto per gradire. Visione 2. Madonna, ma non mollo. Bra grande. È un po' tutti comunque lo facciamo. Nero, bianco. Sono un attimo imbambolato, sto registrando tante partite assieme, forse troppe, però per arrivare alla meta bisogna un po' forzare la mano. Proviamo questa coppia qui, proviamo Snyder, trequartista. Quattro, uno, tre, due. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartito è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Partita già in corso di svolgimento. Italia e Flamengo. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Si lancia di testa! Strepitoso! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. E Joe Felix trova una rete. Raggiunge la doppia cifra di reti messe a segno. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante, per poi partire al momento giusto. Perfetta parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Palla a Vieira. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla a Joe Felix. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Kimmich. Pallone per Rudiger. Alba. Snyder. No, lo sapevo che l'avversario. Non dovevo farlo. Difensiva di grande spessore. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno.
Alexander-Arnold. L'avversario non riesce a fermarlo, bella giocata. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Prova a fare tutto da solo. Bergkamp. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio e passa. Attenzione, può avanzare e tirare. Colpisce e c'è il gol d'Italia. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Conducono con una rete in più degli avversari. Rimonta meritatissima. Ma ora devono fare... Bergkamp! E colpisce il palo! E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Arnold passa il pallone, però male. Foden. Calcio di punizione per il Flamengo. Gioca una palla lunga. Joe Felix. Può andare. Resta in piedi e se ne va di forza. Calcio d'angolo per l'Italia. Joe Felix evita il gol con una parata di puro talento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Foden prova a spingere sulla corsia di sinistra. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Intervento bello ed efficace. Kimmich. Jordi Alba. Retropassaggio corto. Non si lascia ipnotizzare. Adesso possono ripartire in contropiede. Prova a superare la difesa con un filtrante. Jordi Alba. Jordi Alba, oggi autore di un assist. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Ci prova con un pallone profondo. Ecco Bergkamp. Vieira. Una bella giocata nello spazio. La calcia con forza ed evita azzardi. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. E dai però! Figo. L'uomo indica 2 minuti di recupero. La gioca in profondità. La difesa non si fa sorprendere e spazza. L'arbitro controlla il cronometro. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'Italia completa la rimonta con personalità e adesso la partita cambia faccia. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Sono trascorsi soltanto 45 minuti, Fabio, e ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. E come dicevamo, abbiamo solo il primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da vedere. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi frizzanti e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Un vantaggio di misura che dovrebbe quantomeno garantire una seconda frazione di pace. Tutto è dunque ancora da decidere ed entrambe le squadre approfitteranno della pausa per riordinare le idee. Già in azione con la seconda parte di questa gara.
prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Figo, crossa. Ferran Torres. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. Cerca l'uomo là davanti. Sulla destra. Figo. Vieira. Alexander Arnold. Kimmich. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Pallone interessante, in verticale. Ecco Ferran Torres. Se ne va. E a tu per tu con Ferran Torres. Infilza il portiere. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. Un uno contro uno impeccabile. In un altro sport si direbbe un uomo solo al comando. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara. E ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Parata di Cech. Altra chance. Figo. Si va ora sulla fascia opposta. Foden. Tiene palla con un bel gesto tecnico. La scaglia il più lontano possibile. È di 71.898 spettatori. Riconquista subito la sfera. La allontana senza pensarci due volte. L'Italia ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. No. Sceglie di andare per vie verticali. Vieira. Tornano subito sulla palla. La recupera con grande senso della posizione. Alexander Arnold. Schneider ha spazio sulla fascia, palla dentro di Alexander Arnold. Figo. Joe Felix cerca il movimento di sua in profondità. Parata di Cech. Passa il pallone però male. Vede lo scatto e cerca la profondità. Parata di Cech. Vabbè. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido. Low. È una buona occasione per trovare spazio. Prova a lanciare il compagno. Rimane il portiere da battere. C'è pronto il tiro. No. E questa era veramente una grande occasione. Va bene rimproverare. Come ha fatto a non segnare questo? Avrebbero messo al sicuro risultato. Vabbè. È stanco. Giustifichiamolo così. Sostituzione per l'Italia, numero 20. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Schneider, numero 13. Sabia e con questa la sfera senza tanti complimenti. Palla bene in gamba. Il numero 9, Messi. Prova a darla profonda nello spazio. Supera il diretto avversario. Numero 4, attenzione, un cambio. Palla intercettata. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ottima scelta di tempo fa sfumare l'azione offensiva. Figo. Billingham. Sceglie di andare per vie verticali. Gran prova di forza, palla recuperata. Si ferma qui la manovra. Vince il duello e la fa sua. Billingham. Palla filtrante per Figo.
palla a Bellingham. Arnold ha spazio per affondare. Si infila nel corridoio centrale. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Bellingham. Chance clamorosa traversa. Ma sì. Sono andati vicini al gol. La traversa sta ancora tremando. Un'occasione mancata davvero di una manciata di centimetri. Tre volte ho provato il rinvio, eh. Vabbè, per fortuna è fatta. Ci sarà un minuto di recupero. Se ne va. Messi la mette in mezzo. Una spazzata. Finita, che finita, finita. Sempre più necessaria. L'arbitro l'epilogo del match. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no, hanno dimostrato di non... Centosettantadue punti. Ci proviamo fino alla fine, ragazzi. Ci proviamo fino alla fine. Ciao.